Mister, è andata male 2-1, un pensierino al colpaccio ce lo stavate facendo, poi insomma la partita ha preso certi binari, non lo so, giudica un po' te. No, ci abbiamo creduto perché è la prima volta che riusciamo anche a fare un gol fortunoso, abbiamo tenuto il primo tempo e poi loro comunque sono una squadra quadrata, una squadra massiccia, sono usciti e ci hanno schiacciato un po' per nostri errori e un po' per errori di altrui. È finita così. Ti manca qualche uomo, forse magari qualcosina anche da davanti. Eh sì, è molto difficile giocare senza punte. Abbiamo Bisello che poverino si fa un mazzo tanto perché è da solo. Lavoriamo tanto sugli esterni e dobbiamo in qualche modo riuscire ad arrivare là davanti. Speriamo ora a dicembre in qualche regalo. E poi vedremo come andrà a finire. Però fino al pareggio non mi eravate dispiaciuti? No, io non so, forse è una cosa psicologica anche. Eppure nei spogliatoi a fine primo tempo eravamo carichi, che siamo calati fisicamente, cioè no, non riesco a capirla questa cosa. Però sono fiducioso, la classifica è corta, siamo sempre lì. Sono contento della sfida con la Ruentes come l'anno scorso. Vedremo a fine campionato. Mister, vittoria, al di là del vantaggio avversario che è arrivato per un autogol, però mi siete apparsi all'inizio un po' deconcentrati, poi insomma, avete preso un po' coraggio e poi avete portato a casa questi tre punti importanti. Sì, probabilmente all'inizio diamo merito anche agli avversari che probabilmente sono entrati in campo con col piglio giusto. E poi diciamo che abbiamo costruito già tre azioni nitide nel primo tempo per pareggiare. E poi nel secondo tempo direi che abbiamo legittimato tutto sommato, soprattutto a occasioni. Comunque ti mancano degli uomini, però la Ruentes non ne risente finora. Sì, mi mancano degli uomini, ma ho dei ragazzi che si allenano tutta la settimana e stiamo facendo bene, al di là dei risultati. L'importante è fare la prestazione. E poi noi siamo una società che fa per la prima volta la seconda categoria. E quindi va bene così. Perché siete primi? Anche perché siamo primi, certo, va bene così, comunque stiamo dando continuità ai risultati, stiamo dando continuità anche a quello che abbiamo fatto l'anno scorso e cercheremo di rendere il cammino difficile a formazioni che sicuramente sono attrezzate per vincere il campionato e si stanno ulteriormente attrezzando.